Che belle le serie TV, eh? Esistono di base due tipi di persone che guardano le serie TV. Prima categoria, quelli che guardano la serie TV ma tutto sommato ne parlano in maniera normale. Numero due, quelli che guardano le puntate della serie TV e hanno la mamma puttana e che fanno spoiler. E purtroppo quest'ultima categoria di persone è decisamente in crescita. Come per dica mamma di stronzo, è sempre incinta, no? Avrei potuto chiamare questo video metodi per torturare le persone che hanno la mamma zocca, ma con le nuove politiche di YouTube si sa che questo video non avrei potuto monetizzarlo. Quindi, dopo tanto tempo, quelli che hanno la mamma zocca... No, non era così il copione, un attimo, solo il conto. Spoiler, effetti collaterali. Oh, ma lo sai che ho iniziato The Walking Dead? Fighissimo. Vivo, mazzo. Ma Breaking Bad invece l'ha visto? Breaking Bad non ancora, no. Vabbè, tanto alla fine muore Walter White. Ah, ok. Perché me l'hai detto? Vabbè sì, muore, cioè si sapeva, dai. Ho capito, ma me lo dici così? Cioè io magari mi aspettavo un plot twist. Vabbè, dai, cioè un plot twist, si sapeva. Che è la biglietta tua? No, sì, magari, zico, l'hanno appisciato. È il trailer del Trono di Spade. Dico, mazza. Mamma mia, bomba proprio quello, guarda. Allora, è arrivato quando muore Lori. Chi è Lori? Ah no, scusa, Lori è quella di The Walking Dead. Che cosa? Lori muore in The Walking Dead? Sì, sì, la moglie di Rick muore a un certo punto. Poi diventa pure zombie, no? Ma perché me l'hai detto? Sono arrivato da 1x02. Ma pensavo fossi arrivato. Un giorno? Come ho fatto un giorno? Ho visto tutta la prima stagione in una sera. Ma che c'entra? Cioè, la prima stagione non muore Lori, scusa. Cioè. Vabbè, però dai, tanto si sapeva. Che c'entra? Ma te l'ho detto prima. Comunque, tornando al Trono delle Spade, sei andato al pezzo dove Arya ammazza Re della Notte con una coltellata e ammazza tutti i morti? Cioè, sei arrivato là, morono tutti, fine della storia. Ma no che non ci sono arrivato, ma che Arya, poi che c'è, ma io, no, non ci sono arrivato, come se di una cosa che succederà probabilmente alla fine. Cioè, non sei arrivato manco dove tutti gli Stark vengono assassinati e vengono invitati alla festa, in realtà era un inganno, vengono tutti tagliati, sbudellati, terzani. Ammazzano gli Stark, come sbudellati? No, la mia casata preferita, perché? No, non lo sapevo, ma no. Non me ne... 1x02. Ma che a Ned quando lo ammazzano, Ned? Non la vedo più! Non la vedo più! Scusa, cioè, non volevo, però pensavo che ormai fosse scontato, cioè, ne parlano tutti, pensavo fosse arrivato fino a là. Abbiamo i sacchi super resistenti? Penso di sì, perché? Hai spoilerato troppo. Dracarys. Boom! Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare like e a fare tutte quelle cose che insomma vabbè già sapete, no? Scrivetemi qui sotto gli spoiler più devastanti che avete ricevuto nella vostra vita, così creiamo una sorta di raccolta spoiler per vendicarci degli che ci hanno spoilerato il finale del Trono di Spade. Sì, me l'hanno spoilerato davvero, questa era proprio tratto da una storia vera, quindi buona giornata. Comunque, alla fine del Trono di Spade è Bran quello che diventa il re dei Sette Regni, così, per fare lo stronzo.